Ed eccovi cari buongustai, bentrovati nella cucina di A Casa Tua, sempre con identità, gusto, benessere, in compagnia, che bello, di un amico di A Casa Tua, amico mio, amico vostro, Michele Entrieri, maestro, bentrovato. Ciao Anna. Diamoci questo bacetto con questo schiocchettio che ci piace tanto, che fa tanto pasta lievitata. Sì, 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 lievita meglio. Lievita meglio. Più affetto c'è, meglio... È meglio, meglio lievita. Allora, oggi guardate che ha deciso di dedicarvi una puntata intera per la produzione di pane. Che tipo di pane, soprattutto rivolto a chi? Allora, io questo qua lo chiamo il pane dell'impiegato, perché è un impasto facile, 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 che si può fare senza l'ausilio di macchinari, quindi impastatrici, sì, e quant'altro. E poi e è programmato, si fa in pochi secondi. Sì, è programmato. Uno che finisce, solitamente un impiegato, diciamo, ecco, così. Ecco, quello voleva dire per, esatto, gli impiegati, nel senso che avete dei ritmi, diciamo... Diversi. Normali rispetto... Il venerdì staccano, ecco, fanno l'impastino, uh-huh, e poi il sabato fanno il pane per la domenica. Quindi più facile di un questo. Un bel weekend, ragazzi, per chi ha la vita, diciamo, abbastanza così con le ore... Poi può farlo chiunque, ecco, anche, cioè, anche chiunque deve usare il lievito naturale, non il lievito, va bene. Allora andiamo, Miki, dimmi un po', tu porti una grande realtà che è quella di Molino Bruno con, sì, te, vero? Ovviamente. La porti qui. Sì, è sbagliato lato, dovevi portarla sul cuore, però andate a finire sulla destra. Però sul cuore c'è il tuo nome, dai, ci sul può stare. Sul cuore c'è il mio nome. E allora, Michele Entrieri che porta Molino Bruno, realtà straordinaria che si trova a Montalto Fungo Scalo, ci siamo stati, e quindi riproponiamo con quali farine per realizzare questo pane? In realtà questa è una scelta, sì, diciamo che per fare una cosa molto semplice ci avvaliamo di farine con poche proteine, quindi, mm-hmm, che sviluppano poco glutine, come per esempio questa tipo 1, che vuol dire un grado di setacciatura un po' inferiore, quindi c'è un po' di crusca in più, quasi semi integrale. Quindi c'ha più gusto, c'ha più, sì, flavor, sì, come ci si piace, dice? Ci ricorda, esatto, di più un pane, no, che da companatico. Esatto, ecco, pane anche nostro, no? Più, certo, autoctono. Più sud. Oppure una doppio zero classica, ma sì, si può utilizzare anche l'americana. E o allora la mi piace pizza. Questa, sì, la semi integrale. Scegliamo fra questi colori. La blu. Blu, 700 km di costa ce li abbiamo e i colori del mare ci piacciono. E allora... Abbiamo realizzato con Michele davvero sin da diverse edizioni fa di A Casa Tua tante ricette che poi potrete ritrovare ovviamente sul nostro canale YouTube A Casa Tua TV, tu vai tranquillamente. Siamo pronti? Ok, andiamo un attimo nella ciotola, prendiamoci giusto il tempo di mettere i semi di girasole noi voi in una bella ciotolina, perché questo pane sarà anche caratterizzato con una serie di altri ingredienti sfiziosi che tu hai trovato nella cucina di A Casa Tua e che di solito lui utilizza anche quando va a proporre ai suoi corsisti naturalmente le variazioni per realizzare un ottimo pane farcito. Ok, ci siamo. Certo. E allora, caro maestro, direttamente dal dispositivo Aurora d'Agostino, utile per le case, per i ristoranti, per chi è del mestiere, perché? Perché ti dà l'acqua al pH giusto? L'acqua giusta. Giusta? Leggermente, okay, acida. Leggermente acida. È quello che serve a noi. Bene, partiamo allora. Partiamo subito con l'impasto. Sì. C'è da dire che questo impasto poi è fantastico perché possiamo fare tante cose. Anche la pizza, volendo, no? Mm. Però possiamo farcire il pane come vogliamo. In questo caso con i semi di girasole, poi metteremo qualche sott'olio. Sì, sì. Ma nulla ci vede di mettere nduja, sì, di poter cicoli, aggiungere peperoncino, cicoli, cicoli, tutto quello che desideriamo. Facciamo un mezzo casatiello, quello che vogliamo, va bene. Molto facile, dura pochi secondi, ti sorprenderai. Vai. No, versiamo la farina. Sorprendici. Un chilo. Ok. Poi 2 grammi di lievito circa, ora facciamo un po' ad occhio, ma... Sì. Più o meno sono questi qua. Nel caso, bene, in cui lo volessimo mettere fresco, disidratato invece? Ma sempre lo stesso, perché disidratato che troviamo in bustina
non ha molta forza rispetto a questo qua, più o meno è simile. Ok. Mettiamo direttamente il sale, 20 grammi. Ok. 20 grammi circa sono qua. Poi 700 grammi di acqua. I miei colleghi pizzeri dicono: ma questo non si fa tutta una volta. Invece sì. Invece sì. Si può fare, in questo caso si può fare. Ma ecco perché a casa tua. A proposito, per chi volesse il dispositivo Aurora d'Agostino, può chiamare l'800-195-339. Direttamente a casa tua arriva, vedete quanti, ma anche in provincia di Cosenza partono soprattutto quei furgoncini appositi. Vai. Allora, in questa fase qua abbiamo messo quindi la farina, il lievito, il sale, l'acqua. Facciamo questa operazione qua, che dura veramente pochi secondi. Non c'è bisogno né di macchina impastatrice, né di grande forza, quindi chiunque può impastarlo. Ora io, per non sporcarmi... È un maestro pizzaiolo, non è un prestigiatore, vi potete fidare, eh? Per non sporcarmi farò questa cosa qua, molto veloce, anche premendo così. Bene. E uno dei trucchi è far girare la ciotola, vedete? Sì. Facendo girare la ciotola e come poi si spinge verso il centro. Come se fosse una planetaria, sostituisce un po'. Esatto. Questa qua è una farina che ha alto assorbimento perché... c'è l'elemento cruscale che ci favorisce l'assorbimento. Mm-hmm. Ok, in questa fase qua l'impasto è finito. No, fantastico. Avete capito? E allora spiegaci cosa avviene dopo. Cosa succede? Che qua adesso poi il lievito inizia a fermentare. Quindi inizia siamo a fare la venerdì sua azione. Pomeriggio, dai, venerdì abbiamo pomeriggio. Detto che la dedichiamo ai nostri amici. Perfetto. Che hanno impiegati, per cui... Poi facciamo passare 20-24 ore. Quindi siamo a sabato. Esatto, quindi sabato. Per esempio... facciamo questo impasto venerdì pomeriggio alle 7. Serata. Dopo il tè. 7. 20 ore dopo, quindi più o meno saranno le 15. Le 15, cioè alle 15, dopo il pranzo del sabato. Esatto. Facciamo questa scopriamo, perché questo l'ho coperto con pellicola. Prima, lo copriamo con la pellicola. Okay. Dopo la scoperta avevano fatto delle pieghe per farlo impastare bene, perché avrà un impasto pieno. E quanto deve pieno lavorarlo di bollicine? Con le pieghe il nostro, due i volte. Nostri amici? Ecco. Due volte, una ogni 15 minuti. Per? Due volte, una ogni 15 minuti. Quindi un'ora, dai, un'ora, vi prendete un'ora e lavorate un po' l'impasto. Sì, ti siedi, guardi un po' di film del sabato pomeriggio. Oppure ti fa una faccenda a casa. Una faccenda a casa. Dai, una faccenda a casa. Puliamole queste case. Un po' su Facebook, ora va. Vabbè, sui social. Rilassatevi lontano dai social. È meglio, che fanno male. E quindi poi, trascorse l'ora delle pieghe, eccetera, eccetera, si fanno le pagnotte, si mettono a lievitare, poi si praticano i tagli che faremo vedere. E dai, e allora adesso non ci siamo ancora per andare in pubblicità, però per esempio qui mi ha portato già un pane straordinario con delle olive che adesso apriremo. Olive e pomodori secchi. Allora adesso lo apriremo e non perdetevi nulla. Fatemi spostare questo, tu ti vuoi lavare le mani, io metto la pellicola e lo metto in frigo. Poi questo impiegato o non impiegata lo farò io. Vado al lavandino. Vai. Ora abbiamo scoperto la ciotola, ovviamente non è l'impasto, non si presenterà così, si prenderà più gonfio, pieno di bollicine, molto piccole, per motivi televisivi non ce l'abbiamo, però non dobbiamo avere paura, sarà un po' liquido, poi vedrete quando sarà a casa una sorpresa questa qua. In questa fase cosa facciamo? Trascorse le 20 ore, 24 ore a temperatura ambiente, quindi temperatura casalinga, 20 gradi, 21 gradi circa, ok? Si fa scivolare dalla ciotola su un piano leggermente infarinato e si praticano le pieghe. Si allarga e si fanno le pieghe. In questo caso, in questa fase, volendo arricchire il pane, ce lo spezziamo in due, per esempio. Sì, ecco, ti prendo un'altra ciotola perché abbiamo detto due farce faremo. Qua mettiamo i semi di girasole. Allora ce lo cospargiamo così. Ok. Mi piace abbondare. Sì. Anche perché poi fanno quanto bene. Fanno bene? Da morire fanno anche bene. Anche perché se l'impiegato è maschio, questo fa bene alla prostata. Esattamente. Se è donna, invece, è ricco di omega 3, quindi nutre le cellule nervose, a prescindere, vi fa essere particolarmente resistenti nei confronti dell'altro sesso. Ecco, quindi. Ok. Si schiaccia piano piano così, e poi si fanno le prime pieghe: 1, 2,
3, 4 e ce lo giriamo così. E lo mettiamo a riposo. Bello, qui. Lo mettiamo a riposo, lo mettiamo qua, okay. In questa fase. Voi sottoli. Poi, volendo, possiamo fare con i sottoli. O con tutto ciò che desideriamo. No? Guarda, mi piace tanto se utilizzassimo queste pomodori secchi, sempre di Calabria Food, che ce li abbiamo, firmati sì. Benedetto Crispino. Poi siamo in provincia di Cosenza, per cui... Casa mia, diciamo. Casa tua. Anche se siamo a casa tua, però. Siamo a casa tua. A casa tua è proprio perché siamo a casa di tutti. Ok. Ecco qua, ti do una bella pinza così li scoliamo un po'. Che tra l'altro questo è un pane che ho fatto io qua. Ce l'abbiamo già. Adesso lo apri. Taglieremo. Compare mio, dopo lo apri. Dopo noi ci dispiace per il pubblico, ma ce lo mangeremo pure. Lo mangeremo pure, assolutamente sì. Ti metto un po', così ti scolo l'olio in eccesso. Grazie. Ecco, guardate qui che spettacolo. Quanti prodotti meravigliosi, soprattutto la salsa per amatori. Quanto è importante per te che realizzi pizze gourmet, pizze di alta qualità. Quanto è importante la qualità di una passata di pomodoro, Michele, nelle pizze. Per me è il 100%. Anche perché io mangerei solo margherita, quindi... Diciamolo, se il prodotto è buono, il pomodoro è buono, la mozzarella è buona, l'impasto è fatta d'arte. O l'extravergine. Con una grande olio extravergine d'oliva, non buono, ma un grande olio extravergine d'oliva, allora abbiamo la pizza perfetta. Vende con basilico. E a me piace anche il pecorino sopra, un po' di Con il pecorino sopra. Allora, tu sai che la salsa per amatori, la vedete anche quella al peperoncino, dentro ha proprio la foglia di basilico, come facevano i nostri tradizionali nonni, mamme, e anche noi la facciamo, ancora diciamo. Ancora. Noi sì, siamo tra i pochi rimasti. La facciamo. Ok, ovviamente questa fase qua per me è un po' più complessa, perché l'impasto non è bello gonfio, però vi mostro come si fa. I pomodori conviene un pochino. Te li sfilacci tu o in coltellino? No, la sfilaccio così a mano, facciamo le cose all'antica. Sono abbastanza sapidi, per cui abbondate di meno rispetto alla frutta secca, naturalmente, vero? Ok. Facciamo sempre questa operazione qua. Sì. Poi si inizia a fare questo. 1, 2, 3, 4. E iniziamo, schiacciamo un pochino, in modo che si prende gli ingredienti. Questi qua saltano un po' fuori, è normale. Però poi ci troviamo dentro. E questa è la prima piega. Questa fase qua va ripetuta 2 volte. Ok? Dopo la seconda volta siamo pronti ad avere l'impasto già pronto, bello lievitato, e lo possiamo utilizzare, già possiamo spezzarlo, possiamo già fare le formature. Diciamo, le forme che vogliamo. E qui ci fermiamo, ce ne andiamo in pubblicità. Per mettersi in contatto con te? Con me, www.michelintrieri.com. Oppure la pagina Facebook Michele Intrieri, oppure scuolaitalianapizza.com o morinobruno.it. Ce n'è per tutti i gusti, lui arriva, consulenze sempre, quando volete, a qualsiasi ora, quando può naturalmente. Allora vi lasciamo i consigli per gli acquisti, tra pochissimo andremo avanti con la realizzazione di un pane fatto in casa, facile, 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 grazie sempre a lui naturalmente, e a Molino Bruno in questo caso, che firma con farine di grande qualità, 100% Calabria. Eccoci allora, che ci siamo, guarda lì che cuscino, altro che cervicale, eh? Questo qua è 100% contro la cervicale, no, contro, per la cervicale. Meraviglia, ci piace, vedete il potere di un maestro. Vedi allora, com'è bello gonfio? Sì. Ora questo qua ovviamente è stato finale, dopo le pieghe. Spettacolo. Quindi, vedi com'è bello voluminoso? Rispetto a prima dovrete avere di fronte qualcosa del genere. Esatto, dopo le pieghe. Dopo le pieghe. Perché prima saranno tutte bollicine. Quindi un impasto quasi in forma, diciamo. Sì. Abbiamo un po' di paura, ma non vi preoccupate, perché dopo la seconda piega l'impasto diverrà così. Cuscinoso, okay? Bello. Allora, qua facciamo un po' di staglio, perché poi dobbiamo farci le forme, no? Bene. Tra l'altro, questo impasto qua va bene anche per la pizza, perché comunque c'è molta acqua. Che succede? Che a livello chimico, con tutta quest'acqua, il lievito si muove e tutto quanto si amalgama alla perfezione.
ok? Anche perché i lieviti quasi ogni 2 ore raddoppiano in presenza di ossigeno. Quindi mi stai dicendo che sabato sera potrei pure pensare con questo di fare la pizza anziché il pane, oppure fare metà pane e metà pizza. Brava. Che spettacolo. Esatto. Così accontentiamo tutti. Soprattutto i bambini. I bambini vogliono la pizza, il pane. Senti, ma con la Nutella lì. Guarda, ma la pizza tu lo sai meglio di me, è qualcosa che mette insieme l'universo. Esatto, io direi, partito sì. Pizza vince sempre. Io sono fortunato perché c'è un sacco di amici per la pizza. No, ma no, guarda, non stai dicendo una cosa... No. Vai, non stai dicendo una cosa ridicola, ma quando fai delle cose che piacciono a tanti è la possibilità di essere amato e gradito. Sale sì. Notevolmente. C'è un famoso youtuber che dice: non puoi piacere a tutti, ma se vuoi piacere a tutti devi essere come la pizza. Che la pizza piace a tutti. Ed è vero, questa qua è una frase molto molto vera. Giustissimo. Anch'io che cucino non ho problemi nell'amicizia. Sì. Assolutamente. Diciamo che la pizza però metti d'accordo tutti. Uno mangia questo, mangia il formaggio. La pizza è una base, diciamo, neutra. Ok? È vero, sì. Allora, io faccio varie forme, va bene? Sì. Ovviamente questo qua è l'impasto che ho fatto io per me, per te. E c'è un pochino di più acqua, quindi è un po'. Non avete paura, non abbiate paura, perché comunque il vostro sarà un pochino più tenace, un po' più rigido, ok? Io posso fare, per fare una pagnotta rotonda, metto un pochino di farina sul fondo, mi giro la pagnotta, questa è la più facile, diciamo, ok, giro, faccio centro, centro, tutto al centro, ok, poi rigiro la pagnotta e faccio questo movimento qua, faccio roteare con i, come dice, la parte della mano finale, ok. E poi facciamo questa rotazione qua ed è fatta una pagnotta tonda. Bene. Per il pane si mette a riposare al contrario, perché poi quando giriamo dobbiamo avere una base dove possiamo fare i tagli classici. I famosi tagli. I tagli servono per 2 motivi, lo dico sempre. Uno, perché così si apre bene e si siede, perché il pane si deve sedere. Secondo motivo, perché una volta nei paesi si diceva sono 4 case e un forno. Era davvero così. Ogni villaggio, ogni paese c'era 2 o 3 forni. Quindi tutti facevano il pane lo stesso giorno. Come per riconoscerlo applicavano i tagli, ognuno aveva il suo taglio. Il suo stemma identificativo. I credenti facevano il segno della croce perché così veniva bene. La croce è tra i segni, diciamo, più diffusi sì. In assoluto. Così veniva bene. Poi possiamo fare una specie di baguette, ok? Senti, consigli per il forno, intanto. Allora, il forno lo dobbiamo mettere a 220 gradi, fisso, sempre statico, non ventilato. Sì. Dopodiché lo passiamo, appena inforniamo il pane, a 200. E poi dopo 10 minuti lo scendiamo a 180. Lo facciamo asciugare bene, in modo che venga una crosta bella. Per queste pezzature, secondo te, un forno casalingo, quanto tempo ci impieghiamo? Allora, 1 ora e 10 circa. 1 ora e 10, pezzatura mezzo chilo, 50 minuti. Sul chilo 1 ora e 10, 1 ora e 20. Okay. Perché poi se ci fa la crosta più croccante, i nostri nonni la facevano per questo motivo, si conserva di più. Certo. Perché così l'acqua rimane più all'interno e c'ha una barriera protettiva. Esatto. Sì. Quindi abbiamo visto le pieghe là, poi per farci un po' le orecchie, diciamo la punta, si fa così. Carino, okay? Bello. E poi si gira sempre. Filoncino. Così stiratino. Dopo lo giriamo di nuovo. Bellissimo. Poi le forme sono svariate. Possiamo fare i panini, la ciabattina. Ecco, sempre. Poi ci rifai uno di questi, perché sono sicura che a casa lo vogliono rifare. Possiamo farlo pure di mano così, anche a goccia. Vedi? Come se fosse una mozzarella fior di latte. Esatto, a goccia, così la forza di gravità ci aiuta a finire le pagnotte. Giriamo un pochino chiudendolo. E queste 2. Poi c'è un'altra piccola, diciamo, forma di baghettina. Mm-hmm. Grazie Anna. Di cosa? Ok, un po' di farina. Io ne uso poche, però voi a casa non abbiate paura. Quindi facciamo. Insomma, vi potete aiutare con la farina, però a me non ne utilizzate meglio. Esatto. Se no va all'interno. Si va al centro e poi si fa così. Ci possiamo aiutare anche con un tarocco. Sì. Quando è così morbido. Che possiamo arrivare anche a 800 grammi. Ok. Bellissimo. Abbiamo fatto. Io immagino già le farce, altro che. Ma la magia dell'impasto, uno che è antistress e in più che ci
permette di creare qualcosa in poco tempo. E dà soddisfazione. Esatto. Come vi sentite soddisfatti dopo aver realizzato un ottimo impasto e soprattutto aver ultimato un'ottima pizza, un'ottima specialità appunto lievitata? Esatto. Allora, tra le tue passioni storiche naturalmente c'è quello, ok, di realizzare pizza in teglia, in pala e quant'altro, ma anche il pane occupa un ruolo fondamentale. Sì. Probabilmente ancora prima della pizza? Sì. Chissà perché? È perché il pane, diciamo che è... Per me la felicità, il profumo della felicità è il profumo del pane, no? E quando ero bambino pure, ricordo quando lo facevamo in casa, quindi mi ricordo il pane sulle assi da cantiere, come si diceva una volta, e il profumo che prevaleva la casa, no? Una cosa magnifica. La casa, il quartiere, insomma, era anche un grande momento di condivisione. E allora, noi siamo pronti per infornare, inforniamo il forno, te lo accendo, abbiamo detto, okay. Partiamo con 220 statico, ok? Partiamo con 220 statico e poi piano piano lo abbassiamo. Vado. Ed eccolo qua, parte del pane infornato, grande. Sì, infaniamo un po' per volta. Meraviglia. Visto? Fantastico, e questo l'avete realizzato voi praticamente, come se fosse. Questo è il risultato, per cui... Bello croccante, croccante. Leggero. Spettacolo. Allora, la facciamo entrare la grafica per realizzare questo pane dedicato a chi ha davvero poco tempo o la vita abbastanza programmata. Esatto. Quindi, vai. Allora, un chilo di farina, non troppo proteica, quindi ho tipo 1:0 normale, del mulino Bruno ovviamente. 700 grammi di acqua, pesiamo l'acqua perché l'acqua equivale, il peso equivale al volume, quindi siamo sicuri. 2 grammi di lievito, 20 grammi di sale. Misceriamo tutto in una ciotola molto velocemente, lo teniamo 24 ore coperto a temperatura ambiente. Trascorse 24 ore o 20 ore, facciamo le pieghe che abbiamo mostrato prima, due volte, una ogni 15 minuti, dopodiché facciamo lo staglio, lo mettiamo a riposare al contrario, mettiamo a lievitare al contrario, poi lo gireremo dopo un paio d'ore, lo vediamo d'occhio, deve raddoppiare, deve essere abbastanza voluminoso, ma non deve scendere, quindi un'oretta e mezza circa. Giriamo, applichiamo i tagli e lo mettiamo nel forno, 220 gradi all'inizio, a scendere, perché come dico sempre io, il pane cuoce in caduta, il pane classico diciamo, mentre la pizza cuoce in salita, quando il forno sta salendo. Ah, che bello, ci piace, okay. Proprio questo modo di rappresentare queste differenze. E allora, grande maestro, la grafica l'avete avuta, mentre naturalmente poi Michele Intrieri ripassava i passaggi clou, ma per mettervi in contatto con lui o per magari avere a disposizione uno dei suoi corsi amatoriali o per professionisti, potete mettervi in contatto sulla pagina Facebook Michele Intrieri, sulla pagina ufficiale o profilo che è già pieno, oppure su Molino Bruno S.P.A. sulla pagina Facebook, dove pubblichiamo ogni mese, facciamo 2 o 3 corsi, tra cui gratuiti a qualcuno. Quindi bene. Facciamo visitare anche il mulino. Che è fondamentale. Un fiore all'occhiello in Calabria e in Italia, non è solo. È proprio così, quindi sinceratevi, andate di persona e soprattutto è anche il momento giusto per cambiare tipologia di farina, magari per sperimentare qualcosa che esiste nel nostro territorio e magari non si pensava proprio a questo livello di qualità, di preparazione soprattutto. È da un secolo che esiste Molino Bruno, per cui questo è sicuramente sinonimo di costanza, affidabilità. Da un secolo sulle carte perché hanno prima. Una proprietà loro, un mulino di proprietà, che è un mulino storico dell'anno 1000. Madonna quindi mia. Dalle carte si risale una straordinaria realtà. 1902, però allora, già prima erano mulini. A noi già basta un secolo,
Ma guardate, la storia è davvero lontana nei tempi. Allora, Michele, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Dobbiamo salutarci a Casa Tua Identità. Gusto e Benessere torna prestissimo. E qui il pane che aveva già realizzato con queste meraviglie personalizzate con Calabria Food, pecorino del Monteporo o magari crotonese, nduja di Callà, solo salumi di qualità. E io vi aspetto. Grazie per essere stato con noi. Piacere. Come sempre. Ci vediamo alla prossima, faremo cose ancora più da Molino Bruno, verremo presto. Grazie. Ciao.